campione senza paura non è un campione. All'inizio solo io credevo in me. Nessuno mi ha mai regalato niente. Mi sono dovuto sempre guadagnare tutto quello che ho fatto. È la storia della mia vita questa. Sfioravo 150 kg, forse per cambiare vita. Mi sono cominciato a documentare su questo MMA. Dentro di me dicevo, minchia, questo è lo sport mio. Peccato che non lo farò mai. Mauro fa il suo match d'esordio che state vedendo adesso il 7 aprile 2012 all'età di 29 anni. Un'età avanzata per cominciare a fare uno sport. Ma grazie al judo che ha praticato in passato e un po' di scorribande in giro per la strada, il background di sicuro non gli mancava. Poco più che adolescenti, era un po' una moda, no? Fare le risse contro delle fazioni opposte, quelli delle altre città in pratica. Difendevamo il territorio, diciamo così. E quindi io ero uno di quei leader sul territorio del terracinese che non si è mai fatto mettere i piedi in testa da nessuno. Consiglio di fare quello che ho fatto io. Venivo da una situazione un po' particolare e non sono mai stato uno cresciuto in palestra. Dalle parti nostre si dice che c'avevo la cazzimma, purtroppo con quella ci nasci, non l'acquisisci in palestra. Mi allenavo 3 volte a settimana fino al mio terzo match, fino alla chiamata con Matteo Minonzio. Per me era un idolo e tremavano le mani solo a pensarci. Matteo Minonzio, un veterano delle MMA italiane con oltre 40 match all'attivo, che si è scontrato con fighter come Ilir Latifi o Alexander Gustafsson. Insomma, un'ottima prova per testare il martello di Mauro. Il match è stato molto faticoso per entrambi, ma Mauro è riuscito a mostrare il suo valore vincendo al termine dei 3 round per decisione unanime. Matteo Minonzio e Thomas Simonic in Slovenia, li ho vinti tutti e due ai punti, 2 battaglie epiche, ho preso tante di quelle botte, ma ne ho date pure tante. E ho cominciato a pensare, qua se mi alleno forse divento forte. Cerilli contro Ruzinski, un avversario straniero per De Hammer, perché in Italia non aveva più rivali. È sempre stato assolutamente buono, quindi diciamo che era più risolutore che un giustiziere. Si batteva sempre per cause buone. Sono stato un fan sin da subito, anche perché aspettavamo solo il livello professionale, quello per strada già lo conoscevamo, quindi la curiosità dice vediamolo un attimo in vesti professionali. Cerilli contro Luca Sparobiec. Il match più emblematico per il soprannome di Mauro Cerilli, The Hammer.
sovraffollamento continuo, con Paro Piek che non poté nulla contro la furia del fighter terracinese. Insomma, Mauro era pronto per l'Europa. Eccola qui l'Europa. Il ragazzone di Terracina si trova a difendere la sua cintura del Cage Warrior per la prima volta. Il suo avversario, Karl Moore, è il campione dei massimi leggeri ed è il fighter più spinto dalla federazione. Ma non c'è niente e nessuno che possa impensierire il nostro campione. La storia di Mauro ci insegna che non ci sono predestinati e che non conta chi sei o da dove vieni, ma contano solo gli obiettivi che ti poni. Perché sei solo tu il padrone del tuo destino.